Ciao Alice. Ciao. Cosa stai facendo qui? Sono al banchetto in Via Dante, il banchetto che si tiene per 72 ore non stop anche di notte del Movimento 5 Stelle per dare informazioni a tutte le persone che passano sul nostro movimento, qual è il nostro programma, quali sono le nostre iniziative. Brava, hai colto la palla al balzo per farti una bella pubblicità. Complimenti! Senti Alice, volevo dirti una cosa, sai che ci sono le regionali in Lombardia? Sì, ci sono, lo so. E il movimento è in forte ricerca di volti femminili. Pensi di candidarti? Sì, penso di candidarmi e ho dato proprio a questo proposito, ho dato vita da circa un paio di mesi a un gruppo di lavoro di pari opportunità e pari riconoscimenti per le donne, e ci siamo già incontrate un paio di volte e a questo gruppo ci sono anche uomini che stanno collaborando con noi per portare delle proposte all'interno del programma sui temi legati alla conciliazione, tempi di lavoro, tempi di vita, sul tema delle pari opportunità, sul tema delle differenze per abbattere e le differenze di genere. Capito. Senti, come mai hai deciso di quindi prima di tutto di avvicinarti al movimento? Io seguo il movimento dalla sua nascita, da quando Beppe Grillo nel 1999 ha iniziato a fare il blog e mi ero iscritta già dall'inizio. Poi ho avuto una famiglia, ho una bambina di 10 anni, lavoro tutto il giorno, per cui avevo poco tempo da dedicarmi a tempo pieno anche ad altre attività, e ho deciso di dedicarmi al movimento perché credo che sia una nuova forma di fare politica, che sia la forma di fare politica del futuro, in cui tutte le persone, ogni cittadino deve essere coinvolto e deve farsi parte attiva per cambiare questo mondo e per migliorarlo. Senti, quindi al momento tu dicevi hai quindi una famiglia, una figlia, lavori, giusto? Sì, lavoro in banca. Ecco, come al momento come cosa ti occupi nel movimento? In questo momento nel movimento, come dicevo, mi occupo principalmente dei temi femminili, poi sto lavorando attivamente femminili e pari opportunità, per cui abbiamo lavorato anche durante le assemblee regionali all'interno del gruppo di lavoro pari opportunità, che è un concetto un po' più allargato. Senti, tu praticamente sei di Milano, giusto? Sì. A Milano ci sono state le comunali, ci sono dei gruppi attivi. Sì. Ecco, hai avuto modo di interagire con chi magari è nel consiglio di zona, sì, piuttosto che sì, in consiglio comunale? Sì, ho avuto modo di interagire con le persone che sono attive nella mia zona di zona 5. Abbiamo fatto dei zona 5 dove Andrea Galluzzo, corrisponde la zona sud di Milano, la zona diciamo dei Navigli, io abito in via dei Missaglia, per cui c'è tutta la zona dei Navigli, tutta la zona di Porta Romana, via Ripamonti, questa è la zona 5 di Milano, che è la parte sud di Milano. Ci puoi spiegare un attimo il metodo di lavoro usato quindi in zona 5 o comunque nei gruppi di cui fai parte? Il metodo di lavoro che stiamo utilizzando in zona 5 è quello di fare una serie di denunce per tutto quello che riguarda l'amianto, perché nella zona ci sono diversi edifici che hanno problemi di amianto che non sono neanche stati censiti dal Comune di Milano, e stiamo portando avanti questa iniziativa. Stiamo fotografando nell'area perché c'è un altro grande problema, che ci sono delle discariche a cielo aperto, per cui stiamo cercando di fotografare, di portare su Facebook e di portare all'attenzione delle persone tutte le discariche che ci sono a cielo aperto. Abbiamo fatto una raccolta firme, una petizione popolare per una discarica che c'è in via Selvanesco, dove vengono bruciati anche rifiuti tossici e vengono anche portati rifiuti all'amianto, che chiaramente inquinano la città. Scusami Alice, quindi era un attimo per precisare, quindi voi avete fatto una raccolta firme? Sì. Una petizione, quindi praticamente l'avete presentata tramite i consiglieri di zona 5 del movimento. Stiamo ancora raccogliendo le firme perché sono state raccolte circa 200 firme. Quindi praticamente verrà presentata una petizione con firme dei cittadini
certo. Insieme con le foto e le relazioni dei luoghi. Certo, bello. Certo. Quante persone vi state occupando di questo lavoro? Siamo circa una decina di persone, poi l'altra iniziativa che abbiamo fatto in zona, nel quartiere Missaglia c'è un parco pubblico che è da 20 anni che ha le panchine totalmente rovinate e dismesse, e è stato segnalato al consiglio di zona e al comune questa situazione, non è stato fatto nulla, noi ci siamo attivati, abbiamo sistemato le panchine, abbiamo sistemato, ripitturato il parco giochi e abbiamo coinvolto i cittadini che sono venuti, anche i bambini, sono venuti a pulire il parco, a rifare le panchine. Non vi hanno denunciato per... Assolutamente, anzi la popolazione era con noi e ci hanno aiutato e ci hanno dato una mano. Bene, veniamo al capitolo quindi regione. Allora, quindi tu ovviamente vuoi farti conoscere attraverso questo video. Quando, quindi siccome è probabile, no? A meno che non ci sia un colpo di Stato, che insomma qualche volto del movimento ci sarà, supponi di non essere eletta, cosa farai? Beh, vorrei continuare a lavorare su questo tema delle donne, poi io devo dire altri temi che sento molto vicini sono tutti i temi del lavoro, anche il lavoro dei giovani, in quanto io mi sono occupata per tanti anni dell'alternanza scuola-lavoro, del tema dello stage, dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per cui in che modo l'hai seguito? Lavoravo in università cattolica all'interno dell'ufficio stage, ho dato vita, non c'erano gli stage e quando sono entrata e dopo 6 anni avevamo più di 300 stage attivi, ho creato l'ufficio stage all'interno dell'università e oggi continuo a lavorare con l'ufficio stage e ho collaborato anche alla creazione di una legge perché nel 96 non c'era la legge sugli stage. E abbiamo collaborato con le varie istituzioni, il Ministero del Lavoro, per creare una legge sugli stage per chiaramente poter formalizzare questo tipo di iniziativa. Interessante. Quindi passaggio per gli attivisti perché dovrebbero scegliere Alice Tranchellini. Perché dovrebbero scegliere? Perché dovrebbero non scegliere, ma indicare Alice Tranchellini come il portavoce, uno dei portavoce che in regione rappresenterà il movimento e soprattutto i cittadini lombardi. Perché mi piace l'idea di rappresentare, di essere rappresentante di tanti, di ascoltare tante persone e di riuscire a sintetizzare chiaramente una necessità. A me quello che piace molto è proprio mantenere un dialogo aperto, per cui poter attivare tante persone e ricevere tante stimoli e tante proposte, perché vedo che solo in questo modo riusciremo a cambiare qualcosa sia all'interno della regione. Ma un appello ai cittadini che ti voteranno, vuoi farlo fin da ora? Perché tu supponi che domani ti trovi in consiglio regionale, l'appello che faresti ai cittadini e agli attivisti qual è? Attivatevi, collaboriamo tutti insieme per migliorare questo paese.